Ciao a tutti ragazzi, sono Cristian Colombo per TechTutorial.it e questa è la recensione di LG G-Watch R. LG G-Watch R è il nuovo smartwatch di LG che fa parte della seconda generazione di dispositivi Android Wear. Infatti prende il nome dal predecessore LG G-Watch, ma ci aggiunge una R. R sta per round, rotondo. Come infatti vediamo, abbiamo una cassa rotonda e un display rotondo. Ma bando alle ciance, andiamo subito a vedere cosa si trova nella confezione di vendita. Abbiamo manualistica rapida, abbiamo la basetta per la ricarica dello smartwatch dove si appoggia con il suo caricabatterie e il cavo USB micro USB. Ok, andiamo a vedere nel dettaglio e parliamo un po' di specifiche tecniche. Le dimensioni sono 46,35x53,56 per uno spessore di 9,6 mm ed è molto, il peso è di 62 grammi ed è molto bilanciato. Andiamo a vedere, abbiamo una ghiera e una cassa intorno tutta in alluminio, molto molto elegante. Abbiamo sul lato destro un tasto che serve per l'accensione e lo spegnimento del display, per metterlo in standby e per l'accensione e lo spegnimento del dispositivo. Gira anche questa rotellina, però non fa alcuna funzione, è fatta per bellezza. Andiamo a parlare di schermo. Lo schermo è un plastic OLED con definizione 320x320 pixel e uno spessore di 1,3 pollici. È molto definito, davvero, molto luminoso, tantissimo, alla luce del sole si vede veramente bene e mi piace davvero tanto. Andiamo a parlare adesso sempre di specifiche tecniche. Abbiamo un processore Qualcomm Snapdragon 400, un quad core da 1.2 GHz che fa girare davvero in modo fulmineo questo dispositivo. Guardate, non ha alcun impuntamento, gira veramente bene, mi è veramente piaciuto. Abbiamo una RAM di 512 MB e una memoria interna di 4 GB. Perché abbiamo questa memoria interna? Per immagazzinare le nostre, tramite l'applicazione Google Play Music, le nostre canzoni preferite, le nostre tracce scaricate in offline, e possiamo caricarle direttamente su questo smartwatch da poterle sentire poi con dei dispositivi Bluetooth, tipo auricolari Bluetooth, cuffie o altoparlanti Bluetooth. Abbiamo la connettività Bluetooth 4.0 Low Energy e una micro USB 2.0. In funzioni abbiamo dei sensori integrati anche, abbiamo il rilevatore di battito cardiaco, un sensore di movimento, il giroscopio, la bussola, il contapassi, il barometro, un microfono e soprattutto abbiamo una certificazione IP67. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo dispositivo è resistente ad acqua e polvere, molto molto comodo da utilizzare in tutti le nostre cose della nostra vita, proprio in tutti i nostri, sempre, praticamente molto elegante, ergonomico. Andiamo a vedere la parte posteriore, che essa è in policarbonato, abbiamo un sensore che vi dicevo per rilevare il battito cardiaco, i pin per la ricarica della dock e un cinturino in vera pelle, leggete, vi faccio vedere bene, genuine leather, costruito davvero in vera pelle, molto molto buono, un bel cinturino, davvero. Andiamo a vedere adesso il sistema operativo, si tratta di Android Wear, abbiamo l'ultima versione di Android Wear, andiamolo a vedere nelle impostazioni. Ecco qua, è la 4.4 V2, l'ultima versione di Android Wear, e qua abbiamo tutte le nostre impostazioni, le nostre informazioni, e vi dico che ho sentito che a breve ci sarà un nuovo aggiornamento per portare anche Android 5.0 su dispositivi indossabili. Ok, andiamo avanti sempre nelle impostazioni, possiamo regolare la luminosità, io adesso la metto al minimo perché è troppo luminoso, fa fatica a vederlo sulla videocamera. Possiamo collegare i nostri dispositivi Bluetooth, mantenere lo schermo, decidere se lo schermo mantenerlo sempre attivo o no. Cosa vuol dire? Che quando lo mettiamo in standby, se è sempre attivo, rimane in standby, si abbassa un po' la luminosità e ci lascia anche questo bello sfondo sempre di orologio. Guardate,
diventa un po' più buia e ci lascia questa cosa molto carina. Se no, con l'altra opzione possiamo scegliere di disattivare proprio del tutto lo schermo, che però sinceramente non mi sembra una cosa molto buona, perché sai, se abbiamo un orologio al polso è sempre bello far vedere il quadrante con le ore per guardare l'ora. Poi abbiamo la modalità aereo da attivare per spegnere o riavviarlo, ripristinarlo, e abbiamo tutte le impostazioni per cambiare quadrante e watch faces. Sono molto carine, ora ve le faccio vedere alcune. Le watch faces di LG sono davvero molto ben ottimizzate per questo smartwatch. Abbiamo quella per l'escursione, abbiamo quella per il fitness che ci dice i nostri passi. Poi abbiamo le watch faces di Android Wear, eccole qua. Le abbiamo tutte, sono davvero molto belle, mi piacciono davvero tanto. Si possono scaricare anche tramite applicazioni di terze parti, però queste che sono installate su sono davvero molto eleganti. Abbiamo quella per il fuso orario. E abbiamo quella con la bussola, anche adesso non la trovo più, non mi ricordo dove è finita, però vi dico che davvero sono molto 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 belle. Ok, rimettiamo la nostra watch face e adesso vi parlo di cosa possiamo fare con questo smartwatch. Abbiamo, vi dico che è collegato tramite Bluetooth per forza, deve essere collegato tramite Bluetooth al nostro smartphone, tramite l'applicazione Android Wear che scarichiamo la scarichiamo dal Play Store. E cosa ci fa? Innanzitutto ci dice tutte le notifiche, che con uno swipe verso l'alto possiamo leggere tutte le notifiche e tutte le schede di Google Now, perché praticamente funziona tramite tutte le schede di Google Now, interagisce con tutte queste schede che troviamo sul nostro dispositivo Android smartphone. Ok, andiamo a vedere, abbiamo i messaggi, qua adesso tipo ho un messaggio di WhatsApp, possiamo andare a vedere tutta la conversazione, andarla a leggere, aspettate che ho sbagliato, possiamo decidere di andare sempre con uno swipe verso destra, di andare a rispondere vocalmente al messaggio, che è molto comodo, o aprire l'applicazione sul telefono. Poi faccio vedere altre schede, abbiamo quella per i promemoria, le note, tipo allerte meteo, orario, i check-in per gli hotel, prenotazioni hotel, ristoranti, abbiamo i compleanni, guardate, prenotazione ristorante, voli. Possiamo controllare anche le nostre spedizioni tramite lo smartwatch, molto, molto utile, la borsa, sempre i risultati di partita, il meteo, tutte le schede Google Now, quanto ci manca ad arrivare a casa, al lavoro, tutti i nostri luoghi che abbiamo, le partite, adesso tipo è domenica, stavo guardando una partita. Cioè, sto guardando la notifica della partita, quanto è il risultato, e praticamente con uno swipe, torniamo indietro, con uno swipe verso il basso possiamo nascondere la notifica sul nostro smartphone, così, in modo da lasciare il quadrante molto ben visibile. Con uno swipe verso l'alto possiamo vederla, verso destra possiamo rispondere e fare varie opzioni, e verso sinistra la cancelliamo automaticamente, guardate. Tutte le notifiche le cancelliamo. Ok, andiamo giù, vediamo cosa possiamo fare. Con uno swipe verso il basso, da qua, partendo dal quadrante, possiamo vedere la percentuale di batteria e possiamo mettere e togliere la vibrazione per quando riceviamo una notifica. Vi dico già che è una pecca che ho trovato, che la vibrazione è un pochino debole. Ogni tanto, magari quando mi capita che sono in giro a correre o cammino anche, tante volte non la sento, non sento la notifica. Sì, questa qui secondo me sarà una cosa da migliorare, non è una cosa che da poi così tanti problemi, però secondo me è da migliorare un attimino. Ok, ora andiamo a vedere direttamente le cose che possiamo fare, ve le elenco man mano. Possiamo scrivere una nota, queste qui sono cose da fare vocalmente, qua possiamo farle noi normalmente tappando sullo schermo, sull'impostazione, se no possiamo farle vocalmente tutte. Possiamo chiedere un po' di memoria, ricordami di andare a correre alle 7, tipo chiedere di mostrare i miei passi, la frequenza cardiaca, inviare messaggi, email, agenda. Qui abbiamo vai un benzinaio, perché praticamente noi diciamo vai qua, attiviamo il navigatore direttamente sul nostro smartwatch e sul nostro smartphone tramite Google Maps. Ecco, aspettate che con un doppio tap comunque attiviamo tutte queste opzioni. Abbiamo le sveglie, abbiamo la possibilità di riprodurre musica sul nostro dispositivo smartwatch oppure sullo smartphone. Qui abbiamo, qua per ultimo abbiamo, vabbè, le impostazioni, e qui abbiamo tutte le applicazioni che scaricheremo. Abbiamo quelle già di serie, tipo guardate Google Fit, io ho messo Google Keep, e tutte quelle che scarichiamo noi. Ok, vi faccio vedere l'applicazione adesso sullo smartphone, Android Wear, che bisogna scaricare per forza dal Play Store. Entriamo un attimo. Ok, qui abbiamo la foto di LG Watch R.
qua abbiamo tutte le cose che possiamo fare, agenda, via cronometro, imposta sveglia, timer, qua abbiamo, io l'ho integrato anche con Runtastic per fare per la corsa, per monitorare la corsa, girare in bicicletta così, poi abbiamo l'opzione per mostrare i nostri passi e la frequenza cardiaca tramite Google Fit, applicazione che ho scaricato anche sullo smartphone, poi riprodurre musica, io ho messo il mio lettore musicale del mio smartphone, se no abbiamo anche Play Music, scrivere una nota con Keep, andare su navigare col navigatore, e abbiamo un sacco di applicazioni da scaricarvi nel Play Store. Qui abbiamo tutte le impostazioni. Adesso siamo arrivati al momento che vi faccio vedere come funziona realmente. Con un doppio tap noi possiamo accendere e chiedergli qualcosa, oppure possiamo anche dirgli: ok Google, mostra i miei passi. Mostra i miei passi. Guardate, e ci calcolerà i nostri passi di oggi. Io ora lo metto al posto, vi faccio vedere un'altra funzione molto molto comoda. Aspettate, scusatemi che sono un po' incasinato. Eccomi qua. Ok. Ok Google, mostrami la frequenza cardiaca. Adesso si mette a guardare la nostra frequenza cardiaca. Vediamo. Ok, vedete, 98 battiti al minuto. Oggi sono un po' su di giri. Qua abbiamo tutte... Adesso non ce l'ho, possiamo andare con uno swipe verso il basso a vedere la cronologia di tutti i nostri battiti degli altri giorni, aprire l'applicazione sul telefono Google Fit, come prima. Ok. E poi vedere, guardate, tutto il monitoraggio dei passi, tutte le cose. Una cosa che ho notato è che avendo un display circolare, purtroppo ogni tanto la notifica si taglia, guardate, si taglia, non, però vabbè, non è nulla di che. Ok, andiamo a vedere adesso il navigatore. Ok Google, ok Google. Adesso magari non prende. Oh, cosa è successo? Incidenti di percorso. Portami in Piazza del Duomo a Milano. Vedete, sta partendo la navigazione, parte anche sul nostro smartphone. Calcolo percorso, mi dice, vediamo se parte anche sullo smartphone. Oh, cosa è successo? Calcolo percorso. No. Fa niente, sono errori che purtroppo succedono, queste cose. Riproviamoci. E qua, check the phone to continue, infatti ho avuto un problema. Guardiamo il telefono. Riproviamoci. Portami in Piazza del Duomo a Milano. Vediamo se adesso... Va bene, non mi capitano mai quando sono in giro, solo quando faccio le recensioni devono capitarmi. Ok, eccoci qua, sta aprendo Google Maps anche sullo smartphone. E qui tranquillamente abbiamo un nostro navigatore anche sullo smartwatch. Ed è molto comodo, vi dico, perché comunque possiamo, magari quando siamo in un centro città da qualche parte, vogliamo muoverci a piedi, non sappiamo le indicazioni, invece che stare in giro col nostro smartphone, possiamo andare tranquillamente così dal polso, guardare le nostre indicazioni per raggiungere le nostre mete. Ok, andiamolo a togliere, invece vi faccio vedere sul posto come sta molto bene, davvero molto elegante. Sentite come... Togliamo il navigatore. No, vi stavo dicendo che è davvero molto elegante sul polso, ricorda un orologio di quelli da polso proprio reali, veramente bello, mi piace, un bello stile davvero. Ok, vi faccio vedere le ultime due cose. Riproduci musica. Vediamo dove me la riproduce. Ok, sì, va sul lettore e mi riproduce la musica. Molto, anche questa molto comodo. Vediamo l'ultima se funziona. Ok Google. Ok Google. Scatta una foto. Avvia fotocamera. Dobbiamo scaricare per forza la fotocamera dal Play Store. Aspetta. Vediamo. Ok Google. Avvia fotocamera. Non mi succedono mai queste cose qua che non va, solo quando, ecco qua, guardate, apre, solo quando faccio recensioni mi succedono. Sta prendendo la fotocamera sul nostro telefono. Ecco qua, adesso vediamo.
Non capisco perché non mi fa scattare la foto. Ah, perché è aperto. Allora, riproviamoci. Apri Google Camera. Vediamo adesso se la apre o meno. Da lì possiamo, solo usando l'applicazione Google Camera, possiamo fare una foto dal nostro smartwatch. Google Camera, fa niente. No. Oggi non ne posso sapere. Vabbè, non le fa mai comunque, vi dicono. Oggi sono problemi che ho avuto adesso. Sembra che quando faccio le recensioni devo avere sempre questi problemi qua. Fa niente. Vi dico che comunque ai comandi, bene o male, reagisce molto bene. È uno smartwatch davvero comodo, bello, elegante, performante, mi piace davvero. Ha una durata, la durata della batteria lo rende comunque uno dei migliori nel suo genere. Infatti questo, secondo me, a mio avviso, è il miglior smartwatch Android Wear finora prodotto. Faccio davvero i miei complimenti ad LG e vi consiglio a tutti, se potete, di provarlo. Vi saluto ragazzi, ci vediamo alla prossima recensione. Se questa vi è piaciuta, mettete un mi piace, condividete, fatelo vedere ai vostri amici e soprattutto seguiteci sul nostro sito. Ciao!